Col Diretti Salerno ha donato i pacchi solidali all'Associazione Sant'Andrea dell'Annunziatella. Il sindaco di Salerno, insieme all'assessore al commercio Loffredo e al deputato Piero De Luca, sono arrivati al mercato Campagna Amica a Santa Pollonia con il direttore di Col Diretti, Enzo Tropiano, per un breve saluto di ringraziamento agli agricoltori che hanno donato i loro prodotti solidali. I pacchi doneranno così un sorriso a chi ha più bisogno. Contengono una fornitura di generi alimentari made in Italy da filiera agricola e sono stati consegnati alle famiglie indigenti salernitane. Questa iniziativa dei pacchi sospesi e dei pacchi di solidarietà rappresenta la volontà di Coldiretti di stare vicino alle famiglie che in questo momento hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, non possono mettere un piatto a tavola. Coldiretti, come forza sociale, responsabilmente si è resa conto di questa situazione e abbiamo deciso di interpellare il Comune affinché ci aiuti ad identificare le famiglie che hanno difficoltà, e a queste famiglie regaleremo questo pacco, un pacco importante fatto di prodotti delle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano il meglio di quello che si può trovare nei mercati di Campagna Amica, ma rappresentano anche la voglia, la testimonianza concreta di stare vicino a chi soffre. Un'iniziativa beneaugurante, benemerita, di grande momento etico, che Coldiretti ha voluto predisporre per due ordini di motivi. Uno, per essere concretamente vicina, nei limiti del possibile, a persone indigenti, in difficoltà, e dall'altro, contemporaneamente, fare una promozione di prodotti del nostro territorio, che sono prodotti di eccellenza, di eccezionale qualità. Coldiretti cura questo mercatino che credo sia un modello di buona gestione, semplice, ben messo, gradevole da vedersi, e allegra anche questa parte della città che ne usufruisce come luogo di acquisto, come luogo di possibile approvvigionamento merci. È un'iniziativa eccezionale questa della Coldiretti, insieme all'Elpis, ristorante sociale, ed altre associazioni di categoria utili al nostro territorio, e di questo siamo grati.